Carabinieri in festa per il 208° anniversario della fondazione. Nella provincia di Pesaro Urbino arrestate in un anno 160 persone, denunciate più di 1900. Il 40% dei reati riguarda furti e rapine. IVA non versata, la finanza di Fano sequestra beni e denaro per 380.000 euro a un imprenditore della moto. Acque pulite, educazione ambientale, servizi e sicurezza sul lungomare di Fano, issata la bandiera blu. Giovanni Carboni, 26enne di San Costanzo, vince la terza tappa dell'Adriatica Ionica Race. Domani la carovana partirà dal Pincio di Fano, strade chiuse al traffico dalle ore 11. 800 presenze da giovedì a sabato per la 29esima del Monte Junior League, il trofeo giovanile firmato Lega Pallavolo che si disputerà a Fano, in Lucrezia di Cartoceto. C'è anche la Virtus tra le 8 formazioni in gara. A Valle Foglia si scaldano i motori per il 7° Rally Drift Show e il 2° Master Show Terra dei Piloti. Buonasera e bentornati a Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai nostri titoli, oggi ricorrono i 208 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Le celebrazioni che si sono svolte anche a Pesaro sono state l'occasione per illustrare i risultati conseguiti e premiare i militari che si sono particolarmente distinti nelle attività di servizio. ...208 anni di storia e di attività a servizio dei cittadini. Anche nel Comando Provinciale dei Carabinieri a Pesaro è stato celebrato l'anniversario della fondazione dell'Arma, una mattinata iniziata con la deposizione di una corona d'alloro sulla lapide in memoria del carabiniere Robusto Antonelli, medaglia d'argento al valore militare caduto durante il primo conflitto mondiale a Gorizia per mano nemica. Noi vogliamo ricordare i nostri caduti, chi si è impegnato nell'attività quotidiana e chi per questa attività quotidiana è deceduto in Italia e all'estero, e anche chi si è infortunato, chi ha avuto qualche problema fisico. La cerimonia è stata anche l'occasione per ringraziare tutti i militari che hanno garantito la sicurezza sia nell'attività preventiva che repressiva, in piena sinergia con le altre forze armate e di polizia. Per far fronte a tali compiti, il comando ha un'articolazione basata sul reparto operativo, 3 compagnie e 34 stazioni. Importante anche il bilancio del lavoro svolto e i risultati conseguiti, tra cui le innumerevoli situazioni di soccorso, assistenza e sostegno alle persone bisognose che hanno impegnato ogni giorno l'Arma quale istituzione vicina alla gente e tra la gente. Dall'esame dei dati riferiti al periodo che va dal 1 maggio 2021 al 30 aprile scorso, sono pervenute ai carabinieri quasi 23.000 richieste di intervento, più di 6.400 invece sono i reati per i quali l'Arma di Pesaro ha proceduto, individuando gli autori in oltre 1.700 casi, 160 le persone arrestate e 1.912 quelle denunciate. Il 40% dei reati commessi riguarda furti e rapine, ma sono continui gli sforzi dei carabinieri anche nel contrasto dei reati inerenti alla violenza di genere da codice rosso. Costanti poi le verifiche sul territorio che hanno portato al controllo di oltre 88.000 persone e 60.000 veicoli, più quelli finalizzati a fronteggiare il diffondersi dell'epidemia, elencate anche le operazioni più significative portate a termine dai militari delle varie stazioni. Ma quelli più rilevanti possiamo dire, come sono stati detti durante il discorso, importante il resto dei responsabili dell'omicidio avvenuto a Pesaro qui nel 2018 in collaborazione con la sezione anticrimine, e l'attività dell'Ispettorato del Lavoro in collaborazione con la nostra arma territoriale, che ha condotto decine di controlli nei cantieri, nei luoghi di lavoro, e ha portato a casa un numero importante di risultati a tutela della dignità del lavoro e degli infortuni e delle morti bianche sul lavoro. Durante la cerimonia sono stati consegnati dei riconoscimenti concessi ai militari che si sono particolarmente distinti nell'attività di servizio. Il comandante ha anche annunciato un futuro incremento del personale, mentre sul tema della mafia e della criminalità organizzata ha rassicurato i cittadini. Diciamo, l'attività di controllo continua continuamente e reati spia non si può dire che ce ne siano, però al tempo stesso non possiamo mai abbassare la guardia, neanche in questa provincia. Consuetudinariamente in questo tipo di province dove si può dire che non succede nulla di grave, i problemi più rilevanti sono i reati contro il patrimonio e quelli che sono le problematiche legate recentemente alle baby gang, come possiamo leggiamo tutti i giorni sui giornali. Ancora cronaca.
cronaca, la Guardia di Finanza di Fano, su disposizione della Procura della Repubblica di Pesaro, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca di denaro, beni e altre utilità per un importo di oltre 380.000 euro nei confronti di un imprenditore che opera nel Fanese nel settore dell'abbigliamento. L'uomo è accusato di aver omesso i dovuti versamenti dell'IVA. E un incidente si è verificato a Fano questa mattina intorno alle ore 10. Coinvolti nel sinistro un'auto condotta da un fanese di 59 anni e uno scooter guidato da un fanese di 64 anni che trasportava la moglie. Entrambi i veicoli percorrevano via Flaminia con direzione Montemare. Quando giunti all'altezza della rotatoria di via Moriconi si sono fermati per far passare le auto all'interno del rondò. Poi però nel ripartire contemporaneamente l'auto ha tamponato lo scooter. I motociclisti che nell'urto sono caduti a terra, sono stati trasportati dal 118 al pronto soccorso del Santa Croce. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge. Le Marche il 4 giugno hanno celebrato i 30 anni del 118, presente anche l'assessore Saltamartini che ha parlato dei progetti, tra cui il nuovo piano sociosanitario. Vedere rappresentanti di tutte le forze politiche partecipare ad una stessa manifestazione è un segnale importante del fatto che è ora di mettere la sanità al centro. Lo ha dichiarato l'assessore regionale Filippo Saltamartini sabato scorso in piazza Cavour ad Ancona, uno dei 5 luoghi delle Marche che si sono animati con gazebo di operatori e volontari che hanno effettuato dimostrazioni delle principali manovre di primo soccorso e fornito informazioni sul corretto uso del 118. Le altre sono state in Piazza del Popolo a Pesaro, Piazza della Libertà a Macerata, Piazza del Popolo a Fermo e Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. La riforma della legge 13 sulla quale si sta aprendo la discussione, ha aggiunto Saltamartini, porterà di fatto alla fine dell'ASUR con un ritorno alla centralità delle province. Importanti saranno anche gli atti aziendali con nuovi organigrammi nelle aziende che terranno conto, ad esempio, del numero di medici e degli infermieri. Poi ci sarà il nuovo piano sociosanitario. Sanità, ha concluso l'assessore, significa diritto alla vita perché essere soccorsi coi modi nei tempi giusti può fare la differenza. Insieme a lui anche Nadia Storti, direttore generale di ASUR Marche, che ha sottolineato invece come la rete di emergenza territoriale abbia cambiato il modello di assistenza dei cittadini. Il personale del 118, ora 112, è molto qualificato e si tratta di una rete fondamentale che parte da una telefonata. Per questo, ha detto, anche i cittadini devono essere informati per un corretto utilizzo. In un anno la centrale operativa di Ancona ha ricevuto 75.000 chiamate per una media di 200 interventi al giorno, il 25% dei quali codici rossi. I due elicotteri dell'elisoccorso tra Marche ed Umbria svolgono invece 1.200 interventi nell'arco di 12 mesi. Infermieri, autisti soccorritori e rappresentanti della Croce Rossa hanno portato una testimonianza delle loro attività a dimostrazione che il 118, istituito nel 92 con decreto del Presidente della Repubblica, in questi 30 anni è diventato un punto di riferimento insostituibile per il sistema sanitario. In vista dei referendum abrogativi del 12 giugno, l'ufficio elettorale del Comune di Fano fa sapere che le sezioni 15, 16 e 21 sono state trasferite dal Liceo delle Scienze Umane Nolfi di via Tomassoni al Liceo Scientifico Torelli situato in viale Kennedy 30. Non è necessaria l'etichetta di aggiornamento della tessera elettorale. Ci spostiamo sul lungomare di Fano, dove per la 21esima volta è tornata a sventolare la bandiera blu. Sabato scorso si è tenuta la cerimonia ufficiale alla presenza delle cariche civili e militari. C'era per noi Filippo Pucci. Le note che compongono l'inno di Mameli suonate dalla banda Città di Fano hanno dato il via alla tradizionale cerimonia della bandiera blu a Sassonia. Sabato mattina scorso le autorità civili e militari si sono date appuntamento nella zona dell'anfiteatro Rastatt per issare per la 21esima volta il vessillo nel pennone. L'importante riconoscimento è stato attribuito dalla FE, la Fondazione per l'Educazione Ambientale, per una serie di obiettivi raggiunti. 18 anni consecutivi e tra l'altro 21 anni di bandiera blu, che è dovuto da un lavoro corale, da un lavoro di comunità, ovviamente da un coordinamento che parte dall'amministrazione comunale con una serie di lavori importanti che in questi anni l'amministrazione comunale sta facendo per la salvaguardia e la qualità dei nostri mari, ma anche per l'accessibilità, per
l'accoglienza nel lungomare, ma è anche il lavoro di tanti operatori, quindi di tanti servizi e di tante informazioni che i nostri stabilimenti balneari, i nostri hotel sono pronti a dare al turista che in un qualche modo in arrivo nella nostra località. È dovuto alle forze dell'ordine, a tutti coloro che si spendono per far sì che nella nostra città, ma nel nostro territorio ci sia una sicurezza generale, quindi la possibilità di viverlo in completo relax e in tranquillità. È dovuto alla raccolta differenziata specifica che facciamo nel nostro litorale, insomma è dovuto ad una serie di servizi che sono portati avanti da tanti enti che rappresentano appieno la nostra comunità e quindi un risultato importante, un risultato corale. Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario di Stato Rossella Coto, l'assessore regionale Aguzzi, il vice sindaco Fanesi, insieme al dispiegamento di forze dell'ordine della città. Forti di questo risultato come amministrazione ma anche comunità, oggi siamo più sicuri e tranquilli nel voler invitare tutti i turisti che vorranno passare una piacevole vacanza, insomma a venire a Fano, che è una città totalmente accogliente. A caratterizzare l'edizione di quest'anno il passaggio in formazione degli aerei dell'Aeroclub di Fano con i colori della bandiera nazionale. Il corridore Giovanni Carboni, 26 anni, di San Costanzo, ha trionfato nella terza tappa dell'Adriatica Ionica Race, partita da Ferrara e giunta a Brisighella. Carboni è arrivato in solitaria dopo aver salutato la compagnia dei più forti di giornata ad una quindicina di chilometri dal traguardo. Vi ricordiamo che la quarta tappa partirà domani mattina alle 11.30 dal Pincio di Fano. Dunque, alcune vie verranno chiuse al traffico dalle ore 11 per far transitare la carovana formata da 119 corridori. I tratti interessati sono quelli di Viale Buozzi, Gramsci, Via 12 Settembre, Via Pisacane, Viale Piceno e la statale Adriatica fino a Marotta. La durata del passaggio invece sarà di circa 30 minuti. A Valle Foglia si scaldano i motori per due grandi competizioni tra macchine da rally. Sentite. Nelle Marche, terra di piloti e di grandi gare, tornano gli eventi che uniscono spettacolo e agonismo. Dal 10 al 12 giugno, la zona industriale di Talacchio, nel comune di Vallefoglia, ospiterà il 7° Rally Drift Show e il 2° Master Show Memorial Andrea Marinelli, terra dei piloti. Attesi dunque alcuni dei migliori rallisti italiani che si sfideranno in un circuito interamente su asfalto. Il montepremi in palio sarà di quasi 20.000 euro. Tante novità perché comunque abbiamo accorciato il percorso, quindi tutto ciò che è la gara sarà di 1080 metri come il regolamento ACI dice, quindi le novità sono che la gente non avrà dei tempi morti, quindi ci sarà uno spettacolo unico per quanto riguarda la manifestazione, il paddock che non è più a pagamento e quindi è libero, la gente che verrà a trovarci con 3 euro il venerdì, 7 euro il sabato e 10 euro la domenica ha libero accesso su tutta la manifestazione. Quindi le novità sono tante, poi la gara di questo nuovo campionato che è in corso, quindi noi faremo parte di una gara del campionato italiano, LN5, queste nuove macchine, ci saranno 8 piloti che si sfideranno da loro e sarà una gara molto simile a quella che era il Memorial Battag a Bologna perché si inseguiranno tra di loro. La manifestazione prenderà ufficialmente il via venerdì sera alle ore 20 con il taglio del nastro. Dopo due anni difficili tra guerra e pandemia, dichiarato il sindaco di Vallefoglia e presidente dell'Unione Pian del Bruscolo Palmiro Ucchielli, guardiamo al futuro. L'evento infatti rappresenta un importante segnale di ripresa dell'economia nella Valle del Fare. Vorrei sempre ricordare che la mitica Benelli di Silvio Grassetti, che erano tempi lontani, e diciamo faceva le prove nel rettilineo di Pian del Brusco dove c'è la sede dell'Unione e quindi diciamo che è un territorio che ha un po' nel DNA, nel sangue, i motori, le moto, le macchine e va un plauso a Costantini, al suo staff, all'organizzazione perché da diversi anni impegnano centinaia di persone per far divertire chi ha questa passione. Questa oramai è una manifestazione che ha
preso piede e che ha una caratura nazionale. Anche la Regione Marche ha confermato supporto all'iniziativa che, come sottolineato dal consigliere Andrea Biancani, attrae migliaia di persone. Nel 2017 avevo fatto una legge che aveva l'obiettivo di promuovere le Marche come un territorio di terra di piloti di motori. Devo dire che in questi anni il lavoro che è stato fatto è veramente enorme, sono tantissime le iniziative che vengono fatte che hanno una valenza non solamente regionale ma anche nazionale e internazionale. Questa corsa, questa gara, questo racing rientra all'interno di queste iniziative. Il fine settimana, bellissima anche l'idea di utilizzare e fare anche le corse anche di notte, perché darà sicuramente alle persone che magari di giorno lavorano o che sono impegnate di poter partecipare. Quindi complimenti a tutti, voglio fare i complimenti anche però ai tanti volontari che sostengono questa associazione, questa iniziativa, e voglio anche ricordare che quello che sarà il ricavato possibile grazie appunto alle persone che verranno a vedere questo evento verrà fatta attività di volontariato, quindi risorse che saranno messe in beneficenza. Complimenti quindi veramente anche per questa scelta. E sono state circa 5.000 le persone che a Pesaro hanno assistito alla 3 giorni dedicata alla tappa italiana della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Nella pedana della Vitrifrigo Arena hanno dato spettacolo più di 140 ginnaste provenienti da 32 nazioni. Una 13ª edizione che ha regalato un vero e proprio trionfo ai colori azzurri. Le prime 2 giornate si sono chiuse con 2 ori, uno per le farfalle azzurre che hanno vinto il concorso generale a squadre davanti a Bulgaria e Cina ed un altro per la ginnasta di Chiaravalle Sofia Raffaeli. Ottimi anche i risultati delle finali di specialità che si sono svolte nella giornata di domenica. Tra le individualiste Sofia Raffaeli ha vinto al cerchio, alla palla e alle clavette. Tra le squadre invece oro alle farfalle azzurre per l'esercizio 5 cerchi e per quello con palle e nastri. Dalla ginnastica alla pallavolo, con la Del Monte Junior League a contendersi il trofeo giovanile Massimo Serenelli, saranno 8 formazioni tra cui la Virtus Fano. Sono attese 800 presenze per la Del Monte Junior League, il trofeo giovanile di pallavolo che metterà in mostra i protagonisti dei massimi campionati. La 29ª edizione dell'evento è organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la FIPAV, la società Virtus Fano e il Comune di Fano, che ospiterà la fase finale della competizione in programma da giovedì 9 a sabato 11 giugno. Dopo 2 anni torna questo importante evento, tra l'altro ha detto che dalla finale nascono anche i campioni del futuro. Sì, finalmente torna l'attività giovanile, nel senso che torna una finale, perché l'attività giovanile è sempre stata svolta da tutti i club. Noi siamo la Lega Pallavolo Serie A, il consorzio di tutti i club di Serie A, che sono più di 50 tra Superlega, Serie 2 e Serie 3, e finalmente ritorniamo a Fano con grande entusiasmo, con Virtus Fano, la società locale che ci accompagna in questo percorso, in questa organizzazione, e saranno veramente 3 giornate intensi di pallavolo Under 20, giocata ai massimi livelli, e da queste partite si vedranno i campioni che poi calcheranno i palcoscenici più importanti. Saranno 2 gli impianti in cui si svolgeranno le gare, il Palasport Allend di Fano e la palestra comunale di Lucrezia di Cartoceto. 8 invece le formazioni, tra cui proprio la Virtus Fano, che si contenderanno il trofeo e che saranno divise in 2 gironi che decideranno l'accesso alle semifinali in programma venerdì alle 18.30. Sabato invece si giocheranno le 4 partite dalle quali verrà stabilita la classifica finale. C'è anche la Virtus, è una grandissima opportunità per i nostri giovani per confrontarsi con squadre importantissime, con squadre di Superlega, ed è un momento di crescita per tutti naturalmente. L'obiettivo è fare bene, è fare il massimo, è chiaro che la competizione è altissima, il fatto di esserci per noi è già fondamentale, e il fatto di esserci e di giocare in casa Questo grande evento è motivo di enorme soddisfazione. La Lega Pallavolo Serie A, attraverso la sua pagina Facebook, aggiornerà giorno per giorno l'andamento delle gare, che saranno visibili anche in streaming sul canale YouTube di Lega Volley. Assessore, ancora una volta lo sport è protagonista.
Assolutamente sì, protagonista. Fano si candida ad essere un centro italiano sportivo nazionale di pallavolo giovanile, proprio perché non è la prima volta che ospitiamo proprio degli eventi nazionali dove vengono nominati dei campioni italiani. Sabato ci sarà la finalissima alle 16:30 al Palazzetto dello Sport. Sarà un momento molto importante perché 8 formazioni, di cui 5 della Lega Pro, si candideranno proprio per conquistare questo titolo. A livello sportivo, che dire, siamo veramente soddisfatti perché abbiamo una società virtuosa, in questo caso ripeto la Virtus, che si prodiga ogni volta ad ospitare questo tipo di eccellenze. Lo sport è un volano straordinario che fa star bene tutti, e veramente tornare a svolgere per gli under 20 una iniziativa così importante per noi è il massimo. E con lo sport chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo domattina l'appuntamento con l'informazione alle ore 7 in diretta, con la lettura dei giornali insieme a Massimo Fughetti. Buona serata a tutti.